rabbia saudita visto che è un campionato che lei conosce. Ma... Sì esatto e soprattutto parlo dei miei, dei miei giocatori non, non degli, degli altri. Buonasera, Buonasera. Eh, volevo tornare un attimo sulle, sulle scelte sui singoli. Olivera mm -hmm. ha giocato la seconda partita titolare dopo Frosinone, sì. è più una ragione eh, tecnica o c'è anche una questione che Mario Rui è uno di quei calciatori importanti che non sono ancora in condizione? Ma esatto, è solo questo perché io ho la, la fortuna di avere due grandi terzini a sinistra, eh, sia, sia Olivera che, che Mario Rui però Mario è stato infortunato durante la, la preparazione, non era importante, però eh, ha mancato un paio di, di giorni e, e soprattutto di amichevoli, quindi era tutto normale che, che Mattia Olivera iniziava il campionato, eh, ho potuto dare un po' di, di minutaggi a Frosinone e a Mario, eh, oggi era un po' differente. Però ovviamente avrà il suo momento, eh, perché, come l'ho detto, sono due ottimi giocatori che si somigliano su, su alcuni punti e sono differenti su, su altri. Quindi mi dà anche soluzioni offensivi e difensivi di, differenti. Buonasera. Buonasera. Beh, nel Napoli, soprattutto, uno step ulteriore rispetto alla partita di Frosinone, ma mi soffermerei soprattutto su Anghissà, che giocatore, grande personalità, ma poi non solo rottura, riesce anche a dare quando vuole le geometrie giuste. No, beh, lo conosco bene, visto che ha iniziato con me a Marsiglia, è cresciuto ancora tanto perché era giovane all'epoca. Ha fatto un po' di percorso in differenti campionati, sia l'Inghilterra che la Spagna, e poi è, è arrivato con uh, il risultato che no, conosciamo l'anno scorso qua in Italia a Napoli. È un giocatore importantissimo, un leader anche per, uh, per la squadra e sono, sono contento anche di averlo con me di nuovo. E, eh sì, adesso può prendere anche tanta responsabilità sul campo e fuori campo. Buonasera, mister Garcia. Se la coesistenza di Osimen insieme a Simeone è uno di quei piani B o C a cui faceva riferimento nel lungo pre degli Azzurri, e poi Nathan, quanto manca, che cosa gli manca ancora per entrare in campo? Nathan lasciamolo tranquillo, arriva dal Brasile, è giovane, non parla la lingua, deve imparare l'Italia, deve imparare il calcio italiano e deve imparare il calcio del Napoli, quindi lasciamolo tranquillo, io lavoro con lui, lo faremo crescere tanto, è un acquisto importante per noi perché veramente lo vedo ogni giorno e si sta sciogliendo, è meno timido che, che all'inizio e quindi, quindi crescerà ancora per, per aiutarci, sono, ne sono sicuro. Devo dire che Juan Jesus dà grande soddisfazione dietro, che c'ho anche le ostiar, quindi siamo, siamo messi bene. Sul... Sulla associazione di, di Ciolito e, e Victor era possibile stasera farlo perché eravamo 11 contro 10 e sarà possibile farlo quando ci sarà da fare un gol per vincere la partita. E quindi peccato perché penso che Ciolito... Poteva, poteva segnare, però si è dimostrato pericoloso e, e poi prende anche un po' d'abitudine con Victor perché giocare a due punte è un po' differente. Volevo, un... Buonasera, innanzitutto. Volevo, un... Ciao. Volevo un, giudizio, un suo giudizio sulla partita di Raspadori, a me sembra che abbia corso come un forsennato nel primo esatto. tempo, credo che forse sia dalle statistiche non le ho viste ma credo il giocatore che ha corso di più in assoluto. Sì. E poi eh, Victor Simena ha fatto pure il recupero difensivo. Eh? Sì. <ride> ha fatto gol, ha fatto un gesto di giocatore fuori classe di dare il secondo rigore a Raspadori, perché poteva calciarlo lui e quando sappiamo che un un giocatore è stato capocadoniere l'anno scorso. Lasciare a un altro la possibilità di fare gol è veramente una cosa importante. E poi su Raspa a me piace questo giocatore perché veramente offensivamente sa fare tutto: farà dei gol, farà dei assist, può giocare in tanti, in tanti posti della squadra. E poi, come lei ha detto, difende, aiuta la squadra, corre. E quindi, a parte un po' di sfortuna sul suo tiro sul palo, io sono contento della sua partita. Sbagliare un rigore, è già successo a, ai più grandi giocatori del, della storia del calcio. Grazie a tutti. Grazie, Grazie. buona serata. Ed era proprio così,